Dopo aver fatto il video della creazione della terra con Blender e dell'animazione, mi sono accorto che per quanto riguarda l'animazione non ho specificato come creare, diciamo così, un'animazione lenta o un'animazione più veloce, quindi aumentare o diminuire la velocità dell'animazione, nel caso della terra, della rotazione terrestre. Molto semplice e lo andiamo a vedere in questo video. Ora, intanto queste cose non ci servono, le andiamo a togliere, togliamo anche questa. Ok, prendo come riferimento il cubo in modo da non dover mettere una texture all'interno del solido, ma per far vedere la rotazione possiamo tranquillamente prendere come punto di riferimento gli angoli del cubo. Ora andiamo sullo specifico, mettiamoci l'animazione in questa direzione per farvelo vedere, e come avete già appreso, per poter fare un'animazione bisogna utilizzare dei frame chiave sulla timeline. Ci sarà un frame chiave d'inizio e un frame chiave di fine, questo per ogni solido che abbiamo all'interno dell'animazione. In questo caso ne abbiamo solamente il cubo, quindi andiamo a posizionare il primo frame chiave su il punto 1. Il tasto N tiriamo fuori la sezione dove possiamo andare a dare le varie coordinate al cubo e andiamo su rotazione, e nell'asse delle Z andiamo a cliccare con il tasto destro ed inseriamo il primo keyframe, il primo frame chiave che andrà posizionato nella timeline al fotogramma 1. Ora, supponiamo di avere una timeline lunga 100 frame, ok? Quindi facciamo, scriviamo 100 frame, abbiamo una timeline lunga 100 frame, alziamo un pochettino qui, così si vede meglio, e andiamo, spostandoci con il cursore fino a 100, e andiamo ad inserire il nuovo frame. Cosa vogliamo fare? Vogliamo fargli fare una rotazione di 360 gradi. Per poter fare una rotazione di 360 gradi andremo sull'asse delle Y, delle Z, e scrivere 360, enter. Dopodiché, con il tasto destro del mouse andremo ad inserire il nostro nuovo keyframe. Quindi abbiamo un frame di inizio e un frame chiave di fine. Ora, dando il play, avremo il nostro caro cubo che comincerà a ruotare. Ok? Ora, per far sì che questo diminuisca la velocità di rotazione, questo stesso frame, che è il frame, diciamo, di chiave finale, lo andremo a spostare sulla timeline in una porzione di tempo più lunga. Quindi lui farà sempre 360 gradi, però inizierà da 0 fino a 360. E a seconda di dove lo posizioneremo, lui sarà costretto a trovarsi a 360 in quella posizione. Quindi significa che se noi andiamo a dare una timeline di 250 frame, ok, ci sposteremo con il cursore, anzi non serve nemmeno perché andiamo a selezionare questo, clicchiamo una volta con il tasto del mouse sopra questo e poi la seconda volta lo spostiamo a 250. In questo caso avremo sempre una rotazione di 360 gradi, ok? Però diluita in un lasso di tempo più lungo, e cioè in un lasso di tempo di 250 frame. Andiamo a dare il play e vediamo che la rotazione rispetto a quella di prima avviene in maniera molto più lenta. Ok, lui farà sempre un giro di 360, però in questo caso lo farà su 250 frame e non su 100 frame. Benissimo. Ora, per poter vedere meglio il tutto, andiamo a fare una rotazione lineare. Come vi ho spiegato già in un altro video, per poter fare una rotazione lineare dovremmo andare a variare questa curva. Infatti, se noi andiamo a vedere questo punto qui, ok, cliccando dopo averla selezionata, quindi tasto sinistro del mouse premuto, la selezioniamo, tasto destro del mouse, andiamo a modo interpolazione e andiamo sul lineare. In questo caso abbiamo eliminato quella curva, e quindi da questo punto al punto superiore, cioè a questo punto qua, l'animazione avverrà diretta senza accelerazioni o decelerazioni.
torniamo nella timeline, ok, e andiamo a dare il play. In questo caso il cubo, come vedete, non decelera, non accelera, ma fa una rotazione lineare. Ok, benissimo. Per far vedere anche l'esempio di una velocizzazione, facciamo la stessa identica cosa su 50 frame. Prenderemo il nostro caro frame chiave della fine della rotazione a 360 gradi e andremo a dare il play. Come vedete, la rotazione avviene in maniera molto veloce rispetto alle altre. Ora, questo è tutto chiaro, quindi per poter aumentare o diminuire la rotazione bisogna fare un aumento o una diminuzione di frame. Quindi aumentando i frame sempre la stessa animazione avverrà in maniera più lenta, diminuendo i frame la stessa animazione avverrà in maniera più veloce. Piccolo particolare, Blender di default è impostato a 25 frame per secondo, significa che in un secondo lui creerà 25 fotogrammi. Questa impostazione è possibile variarla, cambiarla. In questo caso noi stiamo lavorando su 25 fotogrammi, quindi sappiamo che in un secondo fa 25 fotogrammi, in due secondi farà 50 fotogrammi, quindi in questo momento la nostra rotazione sarà una rotazione che di 360 gradi che avviene in due secondi. Stessa cosa per i 100 saranno 4 secondi fino ad arrivare a 250, che sono circa 10 secondi. Quindi capite bene che diluendo questa rotazione su 10 secondi il movimento avverrà in maniera molto più lenta. Detto questo, per far sì che questa animazione non abbia le sembianze di un loop e quindi non si veda quella piccola pausa che avviene quando finisce la rotazione e arriva a 360 per poi ricominciare il video, dobbiamo applicare una piccola formula per sapere quanti gradi noi dobbiamo dare per eliminare quella piccola pausa. La formula è la seguente: R uguale 360 meno 300, aperta parentesi, 360 diviso N, chiusa parentesi, dove R è rotazione, 360 sono i gradi e N sono numero di fotogrammi. Quindi in questo caso faremo 360 diviso 50, perché N in questo caso è 50, otteniamo 7,2, che lo andremo a sottrarre ai 360, che ci darà 352,8. Questi 352,8 per eccesso diventano 353, quindi saranno 353 gradi che noi imposteremo sul frame finale, ok, sulla chiave finale. Andiamo ad eliminare il vecchio frame, andiamo ad impostare 353 gradi e andiamo a, col tasto destro, ad inserire il nuovo frame. Se diamo il play possiamo vedere che l'animazione sarà fluida senza alcun tipo di interruzione o pausa tra l'inizio e la fine della rotazione, diventando così un video vero e proprio. Ora facciamo un altro piccolo esempio e poi il video terminerà. Facciamo finta che abbiamo 150 fotogrammi, ok. Se noi spostassimo questo a 150, ok, avremo un loop dove vedremo l'inizio e la fine ogni volta. Se noi facciamo play, ci sarà un loop. Vedete? C'è un attimo che accelera perché stiamo in leggero ritardo. Benissimo. In questo caso applicheremo sempre la stessa formula, dove metteremo il cursore qui, andremo ad eliminare il nostro frame finale e qui andremo a scrivere il risultato della nostra formula, dove faremo 360 diviso, in questo caso sono 150, N150, quindi saranno 150 fotogrammi e ci dà 2,4. 2,4 lo andremo a sottrarre a 360 e ci darà 357,6. Per eccesso
andremo a mettere 358. Quindi qui scriveremo 358. 358, andiamo con il tasto destro sempre ad inserire il nuovo keyframe e facendo partire l'animazione potremo osservare un'animazione fluida che non ci darà la sensazione del loop. Ok, detto questo, il video finisce qui. Spero di esservi stato sia di aiuto che utile e ci vediamo al prossimo video qui sul canale. Ciao!